Le alte temperature hanno giocato un brutto scherzo a Brigitte Bardot, colta da un malore a causa del caldo nella sua casa a Saint-Tropez. La diva di 88 anni, come ha confermato il marito Bernard Dormal, ha avuto difficoltà a respirare ma non ha mai perso conoscenza e ora non deve fare sforzi inutili. Il giocatore somiglia all'amante, si sta. Momenti di apprensione per tutti i fan dell'icona incontrastata di stile, attrice e artista volitiva, bellissima ogni età, sensuale testimone del cambiamento dei costumi sessuali degli anni 60, tra le prime a indossare il bikini o i pantaloni all'Eliseo come simbolo di emancipazione femminile. Se mi vedesse mio padre! Impossibile immaginarla in difficoltà, lei così fervente e attiva nelle battaglie animaliste, come dinamica sul set dove ha girato più di 50 film. E chissà quali altre occasioni l'avrebbero illuminata se non si fosse ritirata, appena prima di compiere 40 anni, a vita privata. La solitudine è spaventosa. Ha amato molti uomini, tutti intensamente e con ardore. Ma io non ho mica paura degli uomini, lo vedrai. Disinibita, fiera, ha giocato volutamente con quella sua innata, innocente sfrontatezza, con quel modo tutto suo di muoversi e ammiccare, oltre ogni luogo, tempo e malessere. Le ambulanze hanno sbagliato indirizzo, ha commentato il marito. Anche lei è molto bella, sai? Come si chiama? Credevo che l'avesse indovinato. Ma allora... Signorina! Aspetti! Signorina!